Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Off Life and Land, sviluppato dai Kurtzoven e distribuito da Metaroot. È un gioco che uscirà su Steam il 2 di aprile 2024. Lo sto provando con una quindicina di giochi di giorni d'anticipo. Uscirà in Early Access e uscirà e ci resterà per parecchi anni. Alcuni anni, dicono loro. Non parecchi, ma alcuni anni. Quindi non dicono sei mesi, non dicono niente, dicono comunque che ci vorrà del tempo. È un gioco che mi ha fatto dire, dopo averlo provato, mannaggia, un altro gioco profondissimo, ma le giornate durano solo 24 ore, non li posso giocare tutti. È veramente interessante perché se andate a vedere su Steam le immagini vedrete delle cose totalmente diverse da quelle che vedremo ora, tanto a testimoniare quanto c'è di, diciamo, evolutivo in questo gioco. Ora, abbiamo una nuova partita, ve la faccio vedere molto velocemente. Siamo a Kurtzoven, qui è un gioco, come definiscono su Steam, idilliaco, nel senso che è sviluppato in voxel, cioè vedete la grafica voxel, ma non è basato, almeno da quanto dicono al momento, sulle guerre, ma sullo sviluppo di una civiltà, perché ci troviamo in un impero gravato dal frazionamento, diciamo, delle varie fattorie, le eredità diminuiscono per le persone, si frammenta tutto troppo, quindi noi veniamo mandati a nord a fondare un nuovo villaggio e quindi cercheremo di sopravvivere qui. Vi faccio vedere subito velocemente i comandi base, abbiamo un tutorial, lo seguiremo, QED oppure con la rotella, vedete la grafica è voxel. Ma la cosa che mi fa pensare molto è il fatto che poi ci siano anche le dighe, quindi le ho provate, non funzionano, ma probabilmente non le so usare io, perché potremmo anche fermare i fiumi. E questo mi ricorda anche un pochino Dwarf Fortress, che è uno dei pochi giochi, oltre a Timberborn, che permette di fare queste cose. Abbiamo le basi, abbiamo il tempo addirittura si può aumentare fino a 300 per... Adesso siamo a zero. Abbiamo la mappa con i comandi base, l'ambiente. E tenete conto che all'interno del mondo di gioco qualsiasi creatura cerca il suo posto nella natura. Questo significa che un coniglio, una lepre in questo caso, cerca di sopravvivere, cerca di mangiare, mangia determinate cose e le toglie dall'ambiente. A sua volta magari questa lepre sarà il cibo di qualcun altro che, usufruendo dell'ambiente, delle risorse dell'ambiente, andrà a muoversi in modo automatico. Vediamo anche le varie statistiche, stessa cosa che potremmo vedere anche dei nostri personaggini che fanno parte della popolazione, che è questa. La finestra l'ho aumentata a 1,5x perché era veramente piccola, giocandolo in 2K è veramente piccola. Però il gioco è tradotto in italiano e tra l'altro tradotto bene. Il tempo, stavo leggendo, 4 stagioni, 12 mesi, 28 giorni in un anno. Quindi in 28 giorni voltiamo via tutte le stagioni. Vedete, stiamo uscendo dall'inverno. Tra l'altro la mappa di gioco che ho visto è la stessa di quando avevo iniziato prima. Qua poi si vedrà la neve, mentre noi ci ritroviamo in una zona, diciamo, un pochino più comoda ora. Siamo qua, questa zona qua. Allora, continuo a cliccare per sbaglio su cose. Abbiamo le meccaniche dell'acqua. Praticamente tutti gli uomini e gli animali hanno bisogno di acqua e del suo accesso diretto. Le piante possono raggiungere differenti livelli di acqua sotterranea con le radici. I pesci restano intrappolati nel lago se i fiumi si prosciugano e muoiono se il livello dell'acqua si abbassa troppo. Le mappe mentali mostrano dove l'acqua abbonda e dove invece scarseggia. E poi c'è anche la componente del calore. Ci sono le fazioni. Abbiamo la possibilità poi di andare a commerciare, quindi entrare in diplomazia con le fazioni vicine, confinanti. I bisogni, tutti hanno bisogno di qualcosa e poi ci sono ovviamente le dinamiche di frustrazione. Esiste anche un editor che ci permette di creare le mappe. Ma ora andiamo e seguiamo il tutorial. Ruotare gli edifici, apriamo il menu di costruzione e possiamo ruotare gli edifici. Come prima cosa dobbiamo fare un capanno per la raccolta, un tagliapietre e quindi andiamo. Vedete che ci mostra tutta la zona influenzata, quindi la mettiamo qui, possiamo con il tasto R ruotare, lo costruiamo lì.
Dopodiché andiamo a mettere il, vedete che sotto ci mostra che cosa serve per costruirlo, di cosa necessita per funzionare e di cosa produce. Ora andiamo a piazzare la capanna del taglialegna che mettiamo in cima qui e mettiamo magari così. Poi andiamo a mettere anche la capanna del tagliapietre e il tagliapietre io onestamente vedete che mi evidenzia poche cose, soprattutto qui. Vediamo, non riesco a capire. Sì, qua potrebbe essere una buona zona, magari metterla da un'altra parte, ma non c'è molto. Penso che una delle zone in cui mi evidenza più cose sia questa, a meno che non la mettiamo qua, è troppo... Oddio, si può mettere anche qui. Ok, piazzata anche questa, inizia ovviamente l'annoso problema dell'attesa. Qua in alto abbiamo la ricchezza, la durata prevista in giorni, come fa Test Frontier. Però con una grafica più che, se la guardiamo da vicino, sembra eco il gioco sul sostentamento globale. Molto carino anche quello, ma che necessita di parecchi giocatori per girare bene, di un server ben carico, ben motivato. A questo punto acceleriamo il tempo, vedete come passa la giornata e poi passano i giorni. Ok. Qua abbiamo una posta, una posta, una lettera, mamma mia. Nel tempo di permessa vita migliore, ok. La cosa che ci dice il gioco è che potremmo trovarci a un certo punto in una situazione dove non potremo più andare avanti. Che so, finiamo una risorsa, siamo bloccati. A quel punto dice, ricominci. Quindi carina anche questa cosa che non sia tutto scriptato. Ora, modificare il nome. Vabbè, qua possiamo indie... ho premuto per sbaglio i dati ambientali, molto male. Allora qua posso andare a scrivere indie, che è uno degli obiettivi. Posso costruire la capanna di paglia a questo punto e vedete quanti ce ne sono. Adesso poi ci diamo un'occhiata. Facciamo la capanna di paglia, la mettiamo qui e vedete che poi ci sono anche degli elementi naturali come questo grano selvatico. Quindi intanto questa ha necessità di essere costruita, vedete che non abbiamo fatto in tempo. Praticamente quando costruiamo qualcosa ci mostra cosa serve, cosa è già stato trasportato, molto comodo come menu. Ora dobbiamo costruire una strada, qua esiste il menu apposta, la strada sterrata, e possiamo con questi così qui indicare dove portare la strada, ce la trascina fino qui, poi magari la allunghiamo fino a qui e poi magari la tiriamo giù da là fino qua, in modo che abbiamo le nostre strade. Ora il gioco ci mette alla prova e ci dice: ora leggi le descrizioni e scopri dove si costruiscono, dove si producono queste merci che ti sto chiedendo. Legna da ardere. Quindi a logica, allora diamo un'occhiata. L'acquisizione di risorsa abbiamo. Postazione taglialegna. Scusate che sto cliccando a caso. Allora, capanno per la raccolta, postazione taglialegna, tagliapietre e pesca. Abbiamo poi, metto in pausa, il forno semplice, la postazione da sartoria rudimentale, che vedete che qua sotto ci chiede gli stracci grezzi e quindi qui ci chiede, vedete, necessità di, e quindi qui vuol dire che necessità di stracci grezzi, ma ne produce stracci grezzi, perché probabilmente ci sono vari gradi e quindi per il primo grado di straccio, diciamo, userà l'erba, quindi è questa, sappiamo che è questa. La macina a mano, che necessita di farina, no, semici reali, produce farina, giustamente. E poi abbiamo la zona di taglio legna, che produce legna da ardere, che è l'altra cosa che ci serve. Quindi, produzione di legna da ardere, la mettiamo qui. Vedete che possiamo girarla, la mettiamo lungo la strada. E poi mettiamo anche la zona degli stracci, che però la mettiamo qui sotto, vicino al capanno della raccolta. Lo mettiamo qua. Ok, possiamo andare nuovamente ad accelerare il tempo, fin troppo 300, ma per esigenze di video lo facciamo. Tra l'altro poi è possibile, ma lo vedremo anche quello, andare a scegliere se far scegliere i cittadini di andare a lavorare per una capanna, per una postazione, per una workbench, o assegnarlo noi. Qua, passando il mouse, vediamo lui, che è Dennis. Punti vita, ne ha già persi alcuni, senza tetto, felice, sta raccogliendo le erbe. La grafica a me non dispiace, per quanto la voxel a tanti non piaccia. Allora, andiamo avanti. Vedete, intanto stanno costruendo la strada, la stanno ultimando.
dovremmo finire poi, penso, spero, a breve. Io, vedete, avevo costruito una diga qua sopra e anche lungo il fiume, ma non funziona, quindi probabilmente devo apprendere meglio le meccaniche. Perché? Vi faccio vedere qui. Intanto abbiamo fatto la legna, postazione di legna. Qua abbiamo le recinzioni, abbiamo la diga, staccionata alta, cancello alto in legno, recinzione in pietra, cancello rinforzato, lanterna bassa, lampione alto, torcia, casse. E qua abbiamo latifoglia, conifera, tradotto bene, erba, cespuglio, cactus, abbiamo un sacco di cose. Ma soprattutto, scusate che sto producendo per sbaglio, tra l'altro il menu bellissimo, tra l'altro se andiamo qui, dicevo, abbiamo per tutto quello che riguarda le prime tre categorie, abbiamo 5 gradi, in questo caso ne abbiamo 7. Quindi possiamo andare a costruire anche il maniero, il monastero, ci sono un sacco di cose, cioè il gioco è intrigantissimo. E nella versione Early Access, leggendo anche su Steam, dicono che comunque avrà la maggior parte delle meccaniche funzionanti. Tra l'altro esce in Early Access, già tradotto per chi di voi comunque che continua a ricordare. No, non ci considerano, non ci considerano, qua ci considerano. Continuiamo la produzione Stracci Grezzi, vediamo che qua la produzione realizza stracci usando l'erba, e noi possiamo andare anche, no, questa è la sartoria, vedete che possiamo muovere in giù e in su la priorità di quello che stanno facendo, nel senso che se guardate qua questo produce, abbatte alberi, ma qualora ci servissero dei rami prima di ogni altra cosa per costruire qualcosa, possiamo premere la freccettina qui e portare la priorità in alto. Ok, non so perché non me lo dà. Li stiamo producendo gli stracci? Sì, dovremmo produrli a breve, probabilmente. Ok, dovremmo averli prodotti, ma boh. Qua mi dice anche qualcosa. Perché poi noi possiamo andare a vedere anche la forza lavoro. Si è bloccato il tutorial? Vabbè, possiamo vedere qui. Togliendo, congedando, scegliendo noi chi mandare a lavorare o farlo scegliere loro. Queste sono sempre le solite cose, le missioni da fare. Va bene, continuiamo. Continuiamo, a parte che sì, dovremmo aver costruito tutto, perché questo è il capanno di raccolta e vedete che anche qui possiamo scegliere, ci lavorano Silvia e Dennis. L'attività dice raccogli cereali, raccogli radici, raccogli erba. Io gli do la priorità alla raccogli erba, così almeno possiamo andare a finire prima quel lavoro lì. Potenziamo con i tasti dall'1, 2, 3, 4, 5 fino al 9, andiamo a 300 di velocità, che è veramente troppo. Vedete che qua mi dà, ok, sta producendo qualcosa. La cosa strana è che io l'avevo completata molto prima. Lepre ruba la cassa di cibo, ha rubato una cassa di cibo. Gli stracci grezzi non li stiamo producendo, mi sa che mi si è bloccato, mi si è buggato forse. Vediamo. Sartoria rudimentale, forno semplice, no, postazione di sartoria è questa. Boh, ne costruisco un'altra? O vediamo, magari si è buggato, non lo so, spero di no. Comunque, ci stiamo già. Ok, l'abbiamo fatta. Ne abbiamo due adesso, ma va bene, probabilmente bisognava solo aspettare. Faccio costruire la strada fino a qui, perché sulla strada si muovono più rapidamente. Ingaggio congeda un lavoratore. Vedete qua, possiamo, come vi dicevo, togliere Luca e aggiungere una persona a noi, o scegliere di mandare liberamente. Io in questo caso vorrei fare una cosa, dato che ne ho costruito doppio, lo lascio disabitato in modo da non impiegare troppa gente. Ora l'obiettivo è fare la macina a mano. Vedete che comunica su tre direzioni, la piazzo qui. E poi il forno semplice, che mettiamo tutti vicini. Bello così. E il falò, che non ho, che è qua. Falò, lo piazziamo qua. Bellino il falò. Mettiamo qua. Ok, purtroppo, non è, lo dico sempre, non è mai da fare, ma velocità 300 per esigenze di video. Loro sì, non è il primo gioco che vedo, è con loro che si radunano intorno al fuoco la sera.
Ok, abbiamo fatto tutto. Elian sarà presto qui, restano 5 giorni. Continua a espandere il tuo insediamento fino al ritorno di Elian fra 5 giorni. Elian sarà presto. Ok. Le sue guardie sono pronte per partire. Hanno con sé provviste per alcuni giorni. Ok. Bisogni e benessere. Scegli uno degli abitanti e esamina i suoi bisogni. Vediamo questo tizio che sta trasportando un fascio d'erba. Abbiamo la fame. Abbiamo le scorte energetiche. Vabbè. La vita, i punti vita. La temperatura. Il riposo e l'acqua. Ok, l'età, luogo di lavoro, postazione sartoria dove lavora, la casa nella natura, non ha ancora una casa, il suo inventario, i suoi bisogni. Bellino anche questo. Praticamente si evolveranno i suoi bisogni, quindi andrà, vorrei mangiare da un piatto anziché dal pavimento, bere la birra, oltre che acqua. Piatto più evoluto, questo è. C'è una sorta di pipa per rilassarsi, non lo so. Voglio essere in salute, ok. Gli effetti: discendenza, stagione d'accoppiamento, beh, giustamente novembre, dicembre, gestazione, età fertile 16 anni, 36 anni. Molto interessante, perché questo tecnicamente dovrebbe cambiare qualora dovessimo beccare un animale. Andiamo a vedere le sue statistiche. Questo è. Stagione di accoppiamento gennaio, 4 mesi di gestazione con la pecora, età fertile da 2 anni e 10 anni. Interessante con anche il danno che fa. Questo gioco è un giocone, ve lo dico, secondo me. Ma ripeto quello che ho detto all'inizio, sono troppo poche 24 ore per giocarli tutti questi giochi, perché sono veramente belli. Infatti io generalmente rinuncio a giocarli tutti e gioco solo quelli più complicati. È veramente bello, veramente tanto bello. E lo sto provando 15 giorni prima dell'uscita. Mi è stato detto, mi è stato dato un embargo. Hanno fatto dei playtest, quindi magari qualcuno di voi lo avrà anche già giocato. Perché spesso su Steam si possono chiedere i playtest, quindi chiedere gli accessi a queste versioni demo dei giochi per tot giorni. E fatemi sapere se poi qualcuno di voi lo ha giocato. Ora bisogna attendere 5 giorni, cosa che non faremo. Livello 2 di aumento della popolazione. Ah, sì, beh, dobbiamo aumentare tutto. Diamo un'occhiata agli incarichi. Soffici amici. Uno dei bambini del villaggio ti raggiunge elettrizzato. Ciao, volevo mostrarti una cosa. Per usarlo bisogna un po' di latte. Ne hai? Eh no, non lo accetto. Non ho latte. Purtroppo non ho gli animali. Lo so. Traguardi. Qua sono i vari traguardi. Borgo, insediamento, villaggio, cittadina, città, capitale. Anche perché, ripeto, se andate a vedere su Steam e vedete le immagini delle città, sono totalmente diverse da adesso. Quindi, magari, non so se si potrà livellare il terreno. Sicuramente la mappa è molto grande. E magari poi ci sarà anche modo. Ma come ultima cosa, diamo un'occhiata magari a. Adesso mi sono perso. Ok, siamo qua. Sembra Minecraft comunque, anche come vedete la temperatura, il calore, l'acqua, il terreno. Va bene, questo è tutto. E questo è? Colore al mondo in base alla mappa attuale. Ok. Sì, va bene, no. Sì, per vederli su mappa in pratica. Sì, va bene. Allora, no, volevo vedere un'ultima cosa, dato che qua abbiamo la mappa con M e poi conosceremo le fazioni vicine. Quindi la diplomazia, i trasferimenti di merci. Abbiamo modo di vedere anche le altre cose. Quindi abbiamo a livello 2 capanno da caccia, fienile semplice, pozzo, laboratorio di ceramica, allevamento ittico, capanno del taglialegna, fonderia semplice, fattoria, bottega del tagliapietre, fucina, vetreria, arnia, casa vinicola, pozzo profondo e fienile grande. Mentre sulla produzione abbiamo caseificio all'aperto. Forgia per rame e bronzo, sartoria, postazione falegnameria, panetteria. Forgia per ferro, caseificio, segheria, cumulo di carbone, mulino ad acqua, mulino a vento, tesoreria, sì, tesoreria, tessitoria, sono andato via veloce, mulino perfilato. Avanti ancora, comunità, strade e servizi, casa piccola, centro comunitario, pozzo nero, questa è la più interessante, sede della corporazione, postazione di pulizia, santuario. Mercato, taverna, casa grande, accogliente cucina, bagni pubblici, chiesa, porto, strada di ciottoli, tesoreria, bottega del cerusico, statua, monastero, maniero,
spezieria, ristorante, bagni pubblici spaziosi e cattedrale. E qua invece abbiamo queste che abbiamo già visto e anche queste. Tra l'altro, se tutte queste cose sono già costruibili, penso di sì perché non ci sono già le descrizioni, ci sono già i materiali. All'uscita dell'Early Access, faccio fatica a pronunciare Early Access, e loro dicono che serviranno alcuni anni per il completamento del gioco in 1.0, non oso immaginare cosa possano aggiungere più di questo, cioè aggiungeranno ancora di più, o magari alcune di queste, come ho detto, non ve lo posso garantire, non sono ancora attive. Però perché metterle lì così complete, già di tutto, già tradotte? Tra l'altro il gioco è tradotto, non mi stupirei se questo Early Access lo vendessero a 20 euro, che li varrebbe tutti, costasse meno, acquisto assolutamente imprescindibile per tutti gli appassionati e non di giochi di questo tipo. Ora, spero di avervi fatto una panoramica gradita, un video gradito, insomma, su questo titolo. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate. Ovviamente non lo chiedo mai, ma ora inizierò magari a chiederlo. Se il gioco vi piace, ma anche il video vi è stato utile, valutate l'idea, se non siete iscritti, di iscrivervi. Ma rilascio 3 video a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, più eventuali live random in settimana. E soprattutto i video sono concentrati sullo scoprire nuove perle, nuovi giochi, come questo è appunto una perla scoperta dal nulla. Fatemi sapere comunque cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Vi saluto, vi ringrazio e vi rimando ad un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao.